tutta quella presenza di giovani, che era un bravo ragazzo. Cioè, io ho perso tutto. Cioè, qual è l'obiettivo per avere più un padre quando ha perso un figlio, secondo voi? Io lo chiedo a queste persone. Qual è l'obiettivo che c'ha più un padre di vivere? Perché un padre dovrebbe più vivere? Quando l'obiettivo di un genitore è vedere i figli realizzati, diventare nonno, cioè, e godersi i nipoti. Grazie a chi? Io grazie a queste persone. Questa cosa per me è finita, per me e mia moglie è la fine. Però ho promesso a mio figlio, vicino alla bara, che finché non avrò giustizia non mi fermo. Poi dopo non lo so. Nel momento che la magistratura avrà trovato il responsabile, li condannerà, farà tutto questo, dopo non lo so io che farò. Che non avrò più niente da combattere. Adesso c'è da combattere e combatto. Cosa le è rimasto di suo figlio? La medaglia. Quello che c'era addosso la sera della disgrazia, e il bracciale. E l'orologio l'ho dovuto dare al fratello, che si era rimasto male perché mi ero preso tutto io. Cioè, sono stato un po' egoista, allora me lo so tolto e l'ho dato al fratello. Certo. C'ho un altro figlio, c'ho due belle nipotine, c'ho una brava nuora, c'è. La mia famiglia era una famiglia realizzata. Io e mia moglie eravamo orgogliosi di quella famiglia. Cioè, quando viaggiavo con mia moglie, quello che gli dicevamo in macchina, che bella famiglia che abbiamo. Cioè, abbiamo due bei figli, due belle nipoti, una bella nuora e un'altra nuora in arrivo. Eravamo orgogliosi di quella famiglia. Cioè, adesso non c'è rimasto niente. Che ci faccio più? Non c'è manco lo stimolo più di lavorare. Mia moglie si è licenziata, cioè, dice, che lavoro a fare? Ci andiamo sotto al ponte, andiamo alla Caritas a mangiare. Cioè, che scopo c'è più di lavorare? Finito tutto.